Il 29 settembre 1988, dopo un lungo lavoro di riprogettazione e l'introduzione di nuovi sistemi di sicurezza, lo shuttle riprende la via dello spazio. L'attesa forzata ha fatto sì che numerosi satelliti e sonde siano rimasti a terra e attendano un'opportunità di lancio. La priorità va alle sonde scientifiche come Magellano, messa in orbita verso Venere nel 1990 con un intenso programma di ricerca. C'è molto lavoro da fare a bordo, ma negli attimi di pausa non mancano la serenità e il buon umore. Anche i sovietici avevano studiato una navetta riutilizzabile. Lo shuttle sovietico, denominato Buran, era chiaramente ispirato allo Space Shuttle della NASA. Il volo inaugurale del Buran, senza astronauti a bordo, parte da Baikonur il 15 novembre 1988. Dura poco più di 3 ore e si conclude con un perfetto atterraggio automatizzato. Il crollo dell'Unione Sovietica all'inizio degli anni 90 porta però alla cancellazione del programma Buran e le navette allora in costruzione vengono abbandonate. Sempre in campo scientifico, Stati Uniti ed Europa realizzano in cooperazione Hubble, il grande telescopio spaziale. Questa complessa tecnologia presenta però un grave difetto nel sistema ottico che la NASA pianifica di eliminare subito dopo il lancio. Invia astronauti che in attività extraveicolare sostituiranno una delle apparecchiature difettose, ridando al telescopio la qualità ottica prevista in origine. Nel frattempo prende forma il progetto della Stazione Spaziale Internazionale. Il fulcro della struttura viene lanciato nello spazio nel 1998. Ci vorranno una dozzina d'anni per vedere la stazione spaziale pronta per ospitare 6 astronauti. La ISS dovrebbe avere una vita di almeno 30 anni. Da bordo della stazione spaziale sono previsti esperimenti sul corpo umano, oltre a una serie di ricerche nei campi della fisica e della biologia che richiedano la microgravità come elemento fondamentale per gli studi. Siamo da poco entrati in un nuovo millennio, ma quello trascorso verrà ricordato anche per la più grande impresa che l'uomo abbia mai compiuto, lo sbarco sulla Luna. Da quel 21 luglio 1969, di strada ne è stata fatta tanta. Decine di astronauti hanno trascorso lunghi periodi nello spazio. Sonde interplanetarie hanno visitato i pianeti più lontani del Sistema Solare. Satelliti sempre più perfezionati hanno studiato e studiano il nostro pianeta per capire con crescente precisione cosa lo anima e il suo legame con l'uomo. La ricerca e le missioni spaziali proseguono negli anni 90 del secolo scorso con una miriade di progetti,
nuove sfide che l'uomo lancia all'ignoto. Vuole comprendere sempre meglio l'universo e gettare le basi per altre grandi avventure, come il ritorno sulla Luna con una base permanente e la conquista del pianeta rosso, Marte. Il 1991 vede una nuova missione dello Shuttle Columbia che porta nello spazio lo Space Lab SLS-1, la cui funzione principale è lo studio del comportamento del fisico umano in assenza di gravità, una ricerca indispensabile per poter realizzare le lunghe missioni. Durante i voli prolungati, infatti, l'organismo subisce una perdita di calcio nelle ossa, una diminuzione della massa muscolare e altre trasformazioni. Al rientro sulla Terra, inoltre, molti astronauti hanno difficoltà a riportare a livelli normali la propria pressione sanguigna. Bisogna assolutamente trovare una soluzione a questi problemi, altrimenti un qualsiasi viaggio interplanetario potrebbe avere gravi conseguenze sugli astronauti. L'8 febbraio del 1992, la sonda interplanetaria Ulisse, che era stata lanciata dalla Terra nell'ottobre 1990, raggiunge il punto più vicino a Giove. Il viaggio di questa piattaforma carica di strumenti è stato davvero unico nella storia dell'esplorazione spaziale. La sonda era stata lanciata dallo Space Shuttle Discovery una volta entrato in orbita a 296 km dalla Terra. Lo shuttle è ormai da tempo una base di lancio dallo spazio. Dotata di un sistema di navigazione autonomo, Ulisse ha iniziato il viaggio interplanetario verso Giove. Ulisse è stata dapprima inviata verso il più grande pianeta del Sistema Solare, del quale ha sfruttato l'enorme forza di attrazione gravitazionale per ottenere una forte spinta e uscire dal piano dell'eclittica. Così, passando il polo meridionale di Giove, Ulisse ha iniziato il suo lungo viaggio verso la meta finale, il Sole. L'incontro con Giove, tuttavia, viene sfruttato per raccogliere il maggior numero di informazioni sul gigantesco sistema di correnti elettriche, particelle e campi magnetici che circondano il pianeta. In fase di avvicinamento, i magnetometri della sonda hanno registrato l'esistenza della magnetosfera già a 8 milioni di chilometri di distanza da Giove. Questi dati, integrati con quelli provenienti dalla sonda Galileo, hanno dato un quadro totalmente nuovo dell'enorme pianeta rispetto a quanto si sapeva. Il 31 luglio 1992, lo shuttle Atlantis porta in orbita Franco Malerba, il primo astronauta dell'Agenzia Spaziale Italiana, entrato a far parte di questa spedizione in qualità di specialista di missione. Franco Malerba deve eseguire una serie di esperimenti molto complessi con il satellite al guinzaglio Tethered, pesante 518 kg e con un diametro di 1,60 m. Obiettivo principale della missione è la verifica della possibilità di generare nello spazio energia elettrica, un esperimento importante per le future attività spaziali. La missione era nata da un'idea del professore italiano Giuseppe Colombo. Primo compito degli astronauti della missione, tuttavia, è la posa in orbita di Eureka, acronimo di European Retrievable Carrier, ovvero piattaforma europea recuperabile. Su questa piattaforma, che volerà nello spazio per un periodo relativamente lungo, viene collocata una serie di strumenti per ricerche che riguardano i campi della metallurgia, della fisica dei fluidi e delle forze di adesione delle superfici metalliche. Pur con qualche problema, Eureka viene sganciata come previsto per rimanere in orbita alcuni mesi. Spetterà ad un altro shuttle recuperarla e riportarla a terra. Realizzato questo primo obiettivo, giunge il momento del rilascio del Tethered, che si sarebbe dovuto allontanare dallo shuttle di circa 20 km. Ma sin dall'inizio delle operazioni qualcosa non va per il verso giusto. L'ultimo connettore che tiene unito il Tethered ad Atlantis
non ne vuole sapere di staccarsi. Solo un'azione abbastanza brutale suggerita da Houston permette agli astronauti di sganciare il satellite dalla torretta su cui era depositato. Ma il Tethered si allontana solo di 15 centimetri per poi bloccarsi. I tecnici tuttavia non si danno per vinti e riescono finalmente a rilasciare il satellite. Giunto a 256 metri dall'Atlantis, il filo però si blocca nuovamente. Questa volta sembra proprio non esserci più nulla da fare. Tutti i tentativi per far ripartire il satellite falliscono. Più tardi si scoprirà che un bullone aveva inceppato i meccanismi di srotolamento del filo. A quel punto non rimase che eseguire gli esperimenti possibili a quella distanza, per poi richiamare il satellite. Terminata l'operazione, rimaneva qualche giorno ancora per portare a termine gli altri esperimenti previsti dalla missione. È stata scritta una nuova pagina nella storia dell'astronautica, questa volta con il contributo di un astronauta italiano. L'8 agosto 1991, alle ore 9, 12 minuti e 54 secondi, l'Atlantis atterra al Kennedy Space Center.